Volo sul razzo. Ah, questo giro usiamo lui? Houston, abbiamo un problema. Che problema? Non c'è corrente in tutto il silos. Mentre tu arrivi ai pannelli che attivano la sequenza di lancio, io riattivo la corrente nel silos. Ottimo piano. Ti prego, non dirmi che c'è un'altra sequenza con Violetta dopo, però. E non fatevi sorprendere. D'accordo, ricevuto, papà. Ti prego, dimmi che non devo usare Violetta dopo, basta. La sua parte è stata terribile. La sua parte era terribile, ti prego, non dirmi che devo riusarla. Apriti. Sempre con sto fiatone incredibile. Ebbene. Perché non è mai facile? Perché fosse facile non saremmo qui. Ma più che altro se è esploso da solo uno, per qualche motivo. A parte che le luci erano ferme, poi tu, su, dirette su di me. Manco mi avessero visto. Ecco qua. No, porca miseria. Vabbè, è uguale. Oi, calmi. Lo dici tu? Geronimo! Ma che Geronimi cosa? Anche te, scemo, stai buono. Che questi sono in troppi. Ecco qua. Prendilo. Ecco fatto. Ecco qua. Vieni qui tu. Spero di avergliela lanciata in faccia a qualcuno quella sedia. L'ho fatto. Erano anni che non mi divertivo tanto. Aspetta che arrivo. Ecco qua. Morto, finalmente. Morto? Perfetto. Oh, finalmente. Ne è rimasto uno solo. Ecco qua. Sei morto? Spero di sì. C'era una cura? Eccola qua, perfetto. Attiviamo anche questo computer che non si sa mai. Attiviamo anche questo terzo pannello. Ok, questo è più basso, ci possiamo salire. Grazie del passaggio. Ok, questo disattiva le bombe. Questo disattiva invece. No, attiva il computer, perfetto. Però spero che non sia a tempo la cosa. Speriamo di no. Ok, le bombe però non sembrano pericolose, dai, almeno quello. Il problema è che secondo me è tempo ora. Nel senso, adesso ci sono braccia senza bombe, tra poco ritornano. Quanto ci fai? Aspetta. Giusto. Scusami. Non dovrebbe essere che... A meno che io non debba andare da quella parte, ma ne dubito. Scusami, questi non sono i bracci quelli che dondolano. E allora perché non si muove? Ok. Ci ha messo un po' a dondolare, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E adesso cadiamo di sotto. Per fortuna no. Punto di controllo. E si va avanti. Adesso è quando ti sbagli. Ecco fatto. Ovviamente. Guarda. Dai. Perché non è mai ecco facile. Fatto. Ma poi fosse veramente una trappola. Cioè, sono quattro laser delle palle. Cioè, mica chissà cosa. Anche sta porta. Cosa credevi? Che mi fermasse? Mamma mia. Ok, robottini che sparano. Ma perché ci provano? Dai, vieni qua. Non ti avvicini, eh? Peccato. Scusami. Aia.
Allora, questo è una cura che mi prendo volentieri. Uno di quei robottini, se riusciamo a tirarlo giù. Ecco fatto. Vieni qui. Preso. Vediamo se ce n'è. Non è mai facile. Come mi è esploso in mano. Vieni qui tu. Dai. E va a cagare. Non potete scappare, ragazzi. Ecco fatto. Facciamo esplodere anche l'ultimo, già che siamo qui. A meno che non stiano respawnando, allora quello sarebbe un problema. Perché non è mai facile? Perché se lo fosse non saremmo qui, tesoro. Vabbè, allora andiamo avanti, visto che lui continua a muoversi a caso. Giù di nuovo le bombe. E però devo distruggerlo. Ma perché ci provano? Devo distruggerlo perché sennò non mi potrò arrampicare, sicuramente. Dai, prendilo, non è difficile. Che cacchio. Ma perché il sistema di puntamento di sto gioco è fatto a caso? Guardalo. C'hai l'oggetto in mano, il nemico è lì, lanciaglielo in faccia. Guardalo, ma perché? Sta diventando ridicolo. Sta diventando ridicolo il gioco, tesoro. Oh, e ce l'abbiamo fatta. Distrutto a mano, tra l'altro. Io ne sento ancora uno, ragazzi. Però, No, porca miseria. Non dirmi che ne è apparso un altro. No, vabbè, allora lo lascio lì, dai. Allora, lasciamo giù il braccetto. O a meno che era già lì. Non è che devo distruggerli tutti prima? Può essere che la gabola sia quella. Ecco fatto. Oh. Ma ne continuano ad apparire. Ok, però. Oh no. No, e dai. Non potete scappare, ragazzi. Ho appena superato l'inferno. Letteralmente. Prendere quei cosi era una tortura. Raggio della morte supremo. Puff. Dai, lanciami la granata. Prendila. E che cacchio. Manca solo che il gioco diventa scemo. Come se già non lo fosse. Lancia fiamme. Ok. Allora, pensavo di essere al sicuro, però c'è un pezzo di fiamma che è troppo alto. Perché non è mai facile. Che fosse facile non saremmo qui. Santo cielo. Oh sì. Ma io l'ammetto, è anche colpa mia. Non potete scappare, ragazzi. È anche colpa mia se... Ehi, vieni qui. Se mi ritrovo in queste situazioni. Perché non mi informo prima di certi giochi? Lanciafiamme. Sta Lo sapevo, stavo andando nel punto alto. Ci sta anche che non mi informi per certi giochi, perché almeno mi rimane un po' quell'effetto sorpresa. A volte ti giuro che certe sorprese non le vorrei neanche. Cioè, preso. Oh. Tutti dicono Mister Incredibile salva il mondo, ma qualcuno ti dice grazie. Duh. Questa è la frase più bella che abbia detto fino ad ora. Oh, finalmente. Ti prego, esci fuori. Oh, grazie. Ma se io uso le bombe, no, beh. Ci provano. Stavo per chiedermi perché se uso le bombe, quelle che cadono dal braccino, funzionano uguale? In teoria no. In teoria mi sembra di aver già visto che non ha funzionato. Aspetta. Volevo saltare qua sopra. Perché non è mai facile? Dai, su, lanciami sta granata. Lanciamela qui. Bravissimo. Beccati questo. Non potete scappare, ragazzi. E io è quello che sto facendo.
Ora lancia fiamme. Saliamo nel punto alto, in cui è più facile evitarli. Ok. Vabbè, ho preso molti meno colpi sicuramente, almeno. Non potete scappare, ragazzi. Piu, 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 piu. Boom. Su, lancia la bomba. Ecco fatto. Sembra promettente. Ecco qua. Ultimo giro di colpi. Ecco fatto. Giro di lanciafiamme. Ok, niente, volevo provare a salire là sopra, ma missione fallita. Chi ci provano? Su, su, su. Ecco fatto. Prendi. Ok, questo giro è stato semplice. A sto giro è stato molto più semplice. Quasi quasi prenderei quella cura, ma metti caso che cado e mi faccio male, almeno torno qui. Ti dispiace un attimo. Ecco fatto. No, e dai. Le distanze, queste sconosciute in Coteste Choc. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Stato terribile, ma almeno c'era il punto di controllo. Porca miseria. In sto gioco le distanze e i salti sono calcolati di un male. Ora appare la luce. Ora appaiono i cosini. Non potete scappare, ecco, ragazzi. Ok, questo è stato inaspettato almeno. Ma stai zitto, scemo. Treno in arrivo. Ecco fatto, sei morto? Sarebbe stato meglio se lo fossi, credimi. Dai, non ti rialzare. Bravo. Lo sai che ti fai più male se ti rialzi. Eccoci qua, ora dove dobbiamo andare? Ma perché ci provano? Perché sono pagati per questo, credo. Ecco fatto. Tizio che vola. Morto. Allora, aspetta che prendo una cassa che... Ecco qua, in faccia, bello pieno. Allora, aspetta, aspetta. Facciamo le cose nel modo in cui il gioco pensa che bisognerebbero essere fatte. Ecco fatto. Ora è finita. La cura la lasciamo per ultima. Perché ci provano? Preso. Vieni qui. Donna mia. Perché questo gioco è fatto così terribile? Prendiamoci la cura. Sta diventando... Abbiamo mancato. Vieni qua. Madonna mia. Porca miseria, sto gioco. Però dietro le casse ho trovato un computer, aspetta. Ok, ha attivato una piattaforma. Tieni, prendi. Ecco fatto. Serve un passaggio. Beccati questo. Oh, e che cacchio. Ce n'è ancora uno, a meno che non stiano respawnando. Allora lì che sarebbe un vero problema. Sta diventando ridicolo. Ecco fatto. Donna mia, manco le mosche. Ecco fatto. Niente, respawnano sicuro. Oh, e finalmente. Dovevo ucciderli tutti veramente. Ma continuano a uscire. Perché questo gioco è fatto male? Perché se mi metti l'obiettivo di uccidere tutti, allora ne fai spawnare altri? Proprio quello che... Io non ti sopporto più. Ti odio. Sei fatto male come gioco. E certo. Guarda dove siamo respawnati. Sì, così.
Guarda se adesso non deve respawnare un altro di quei carri armati. Aia! Madonna mia, che casino! A uccidere voi super stronzi, ecco a cosa mi servono i superpoteri. Oh Gesù, basta! Madonna mia, che casino! Ma stai buono, tre in un colpo! Non riesco a prenderli perché il sistema di puntamento di questo gioco fa schifo! Stai fermo! Mosca maledetta! Dove sei? Vieni qui! Che cacchio! Oh, carro armato? Carro armato, io vado a curarmi. Non potete scappare, ragazzi! Ecco fatto. Ormai evitare il primo colpo è una cavolata. È sempre il lanciafiamme quello che mi dà più problemi. Sta diventando ridicolo. Perché ha un'hitbox strana. Raggio della morte. Facciamogli lanciare la granata qui. Uff. La granata, tra l'altro. Prendila. Sembra utile. È la parte più semplice da evitare. Basta solo spostarsi in una direzione nel momento in cui la lancia. Una qualsiasi. Porta neanche quale. Non potete scappare, ragazzi. Non vedo. Raggio della morte. Granata. Il vero problema adesso di sta parte della granata è quando ci sono degli oggetti in mezzo, perché potrebbe prendere gli oggetti sbagliati. Ok, evitato. Dai. Lancia fiamme. Raggio della morte. Perché non è mai facile? Perché fosse facile non saremmo qui a discuterne, credimi. Granata. Oh sì. Prendila. Ecco fatto. Non potete scappare. E addio al carro, ragazzi. E ora torniamo al lavoro. No, non dico nulla. Che non è mai facile. Almeno non ho dovuto combattere due assieme. Solo due di fila. Puff. Dai, lanciami sta granata. Non ho nulla da dire, ragazzi. Se non una semplice faccia. Sono abbastanza desolato da tutto ciò. Uno. Perché non è mai facile? Due. E basta. Raggio della morte. Puff. Lanciami la granata. Bravo. Beccati la granata. Non potete scappare, ragazzi. Ecco fatto. Dai, lanciami lanciafiamme. Uno. Due. Sta tre. Diventando ridicolo. Raggio della morte. Puff, esploso. Lanciami sta granata. Prendi la granata e lanciagliela addosso. Oh, finalmente. Perché fosse facile non saremmo qui. Te lo ripeterò fino alla morte, credimi. Prendiamoci l'oggetto segreto. Chissà quanti ne ho mancati, tra l'altro. Ah, stavo dicendo ok. Arrivo, arrivo. Sta parte qui a cos'è servita?
Cioè, a cosa è servito uccidere due carri armati di fila? Non lo so. Però mi ha aperto la strada, quindi... Guardalo, guardalo lì ancora che vola lui, bello fiero. Io me ne vado di corsa. Punto di controllo, ti prego. No, dai, ti prego. Non dirmi che devo uccidere sti stron... Ah, no, meno male. Quante me ne mancano? 2 su 4. Perché mi fai questo? Dove devo andare? Cosa vuoi della mia vita? Perché non è mai facile. Madonna, basta. Voglio andare a casa. Dai, salta fuori che così ti spacco la faccia. Dai, non stare là sotto. Ah, si è illuminato adesso. Guarda. Dai. Adesso si accendono le luci. Ah, dai, ti prego. Ecco fatto. Tac, accese le luci. Tac, questi qua che sparano. Sì. Ecco. E quando mai ti sbagli? Ma stai zitto e muorici. Madonna mia, sto gioco mi sta dando l'urto dell'odio. Ecco fatto. Ecco qua, sei morto? Meno male. Ma stiamo continuando a tornare indietro avanti per varie zone? Perché? No, ti prego, un'altra sequenza con sto carro con sto coso qua, no, ti prego. Ti prego, no. Si sono autodistrutti, bravi cretini. Ecco fatto. Ecco qua. Ma scusami, se attivo il pannello che succede? Ovviamente, guarda. Ecco fatto, almeno... Almeno mi sono tolto il grosso dei problemi. Prendi sta torretta, vai. Come si sparava? Tanto colpi infiniti, che mi frega, scusami. Se anche continuo a sparare in un unico punto, tengo premuto. Potete scappare, ragazzi. Geronimo! Ecco fatto. Io continuo a sparare. Poi tutto quello che becco, becco. Sta diventando. Ecco fatto. Guarda, lo squadrone della morte è arrivato. Per fortuna, il meno dei problemi sono quelli coi lanciarazzi. Il meno dei problemi sono proprio quelli che sparano i razzi, perché in teoria li lanciano non dritti davanti a me. Non riesco a prenderti. Non li lanciano dritti davanti a me, ma sopra di me. Non riesco, fra, ti devi spostare, bravo. Carro armato? Altro squadrone della morte, ovviamente. Ma scusami, ma se io tolgo... Togliessi questo fucile incredibile e mi mettessi a menarli a mano, non sarebbe uguale? Forse quasi meglio, forse quasi peggio in realtà, visto che quanti sono. Forse sarebbe meglio di no. Ecco fatto. Sì, così.
quanta gente è morta, madonna mia. Geronimo! Oh, finalmente. Che succede? Perché è esplosa? Basta con sti carri armati! Ma facevi prima lanciare sti 10.000 di questi ed eri a posto! Altro che solo una palla con gli artigli! Lanciavi 10 di questo e avevi conquistato la città! Tanto le risorse per farli a quanto pare ce li hai! Perché non è mai facile? Cioè, ho distrutto più di questi che di quante cacchio di palle incredibili hai creato! Di quelle solo due ne ho distrutte. No, in realtà una. L'altra è sopravvissuta. Becca. Oh, madonna. Ridicolo. Ma se io gli lanciassi un oggetto contro. Ehi, vieni qui. Centro. Ovviamente. Già lo sapevo, però. Perché non detto, proviamoci. Facile. Vediamo cosa succede. Puff. Sarebbe stato bello se mi apriva la porta. Sembra utile. Vai. Tieni. Prendi. Su. Ancora uno. La cosa incredibile è che siamo rimasti con un sacco di vita. Lanciafiamme. Ehi, non avvicinarti però. Ma perché ci provano? Distanziamento sociale, fra. Boom. Scusami un attimo, quello era un oggetto? Sì. Mi sa che c'è un oggetto là dentro. Becca. No, dove cacchio la lanci, cretino? Ragazzi. Oh, finalmente. Basta però, non me ne far uscire un altro, per favore. Proprio quello. Ah, ottimo. Oh, finalmente. Vai, muoviti. Andiamocene via da tutto posto infernale. Quanti... L'ultimo? Yes. Per fortuna. Ehi sì. Mi hai solo fatto un favore, sappilo. E abbassare la grata mentre sparavano. Guarda quanto sono luccicoso, tra l'altro, con tutti sti fari sparati. Aia. Morto? Ecco qua. Morti tutti? No, tu sei sopravvissuto. Dai, buono, stai zitto anche. Madonna mia. E quando mai? Dai, alziamo sta grata. Ecco fatto. Ti prego, non mi far morire almeno nell'ultima zona. Voglio farmela in tranquillità. Perché fosse facile, non saremmo qui a gridare ogni cacchio di volta. Bisogno di una cura. Una cura? No? Va bene, grazie. Eccola lì, eccola lì. Sbrigati. Sbrigati prima che... mi tenga un esaurimento nervoso. Grazie. Allora, dove devo girare? Ecco fatto. Speriamo che l'ultima parte sia solo girare sti cosi. Quindi questo a posto. A sto punto, se non mi distraggono, io continuerei girarli. Ma perché ci provano? Ecco fatto. Ok, ok, sbrigati, sbrigati. Sbrigati che non la voglio rifare sta parte. Manco morto. Vai, 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 vai. Ecco qua. E ora? Oi! Sono sicuro che dovevo arrampicarmi, vero? Non potete scappare, ragazzi.
Allora, facciamo un attimo le cose con la dovuta calma. Uccidiamo tutti quelli che riesco a uccidere. Dai, scendi, per favore. Dai, ma dove cacchio ti alzi? Pezzo di stronzo. No, perché sei scemo e sei sceso? Ma perché ci provano? Dio mio. Dai, scendi. Oddio, sto gioco mi sta dando il nervoso diventando nevrotico. Un mental breakdown. Allora, aggrappiamoci. Non vedo. È un problema se la telecamera fa schifo. Ok, uno. No, dai, ti prego, anche in ordine devo farli. Aspetta, allora, magari riesco a risalirci. Non, io non scendo da qua, sappilo. Fino a che tu non risali, io non scendo. Va bene, scendo. Oh, e ci siamo anche arrampicati. Allora, uno. Penso che uccidere il boss finale di Final Fantasy sia meno complicato che fare sta roba. Di quale Final Fantasy non lo so. Va bene uno qualsiasi. Uccidere Sephiroth è meno difficile che fare sto schifo. Potete ok scappare, ragazzi. Andiamo allora all'altro computer. Proviamo di lì. Questo quindi è l'ultimo. Buono da sapersi. No, ma mettiamoli in ordine magari. Mettiamoli anche nelle distanze giuste. Ecco fatto. Sta diventando veramente un parto tutto ciò. E eccoci arrivati. Con molta difficoltà. Con troppa difficoltà. Ma almeno l'abbiamo finito. Calorie bruciate 1972. E le mie calorie mentali quante ne abbiamo bruciate?